In attesa del comizio di chiusura con Enrico Letta in piazza Sant'Oronzo, Loredana Capone ha voluto incontrare in un contesto insolitamente informale i giornalisti per un aggiornamento puntuale dell'attività amministrativa negli ultimi 5 anni. Dalla viabilità all'edilizia scolastica, dall'acquisizione dell'ex Galateo, il cui parco diverrà finalmente uno spazio pubblico per i cittadini, all'ex caserma Cimarrusti, che sarà sede dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. E ancora, dal restauro conservativo dell'ex chiesa di San Francesco della Scarpa, dove è stato allestito un auditorium, al recupero funzionale dell'ex convitto Palmieri e dell'attigua biblioteca provinciale Nicola Bernardini, dotata ora di tutte le tecnologie necessarie per una fruizione completa da parte di studenti e cittadini. Insomma, una ricostruzione del percorso compiuto dalla Giunta Pellegrino, di cui la Capone è stata vicepresidente. Una risposta al disfattismo del centrodestra che negli ultimi giorni ha insistito molto sul tema dei rifiuti e di una cattiva gestione di alcune strutture di proprietà della provincia come la masseria di Torcito. Non so se ritengono che giovi al Salento fare una campagna così negativa contro il Salento e pronunciarsi come i peggiori nemici del Salento. La campagna sui rifiuti, avete visto, alla fine ha riguardato solo la città di Gallipoli. Il sindaco poi si è accorto che il problema dipendeva da lui, ha potenziato la raccolta e adesso il problema non esiste più. Allora, possibile che si debba danneggiare il Salento pur di far prendersi un poco di visibilità? Invece di pensare a fare le conferenze stampa, tanto voi il lavoro lo fate lo stesso, non potevano occuparsi di che cosa stava succedendo a Viso, questo presidente dell'ATO, il candidato Gabellone e il ministro, e verificare che lì c'erano 3.000 tonnellate di rifiuti nell'immobile intestato al lato, nell'immobile che reca la scritta del lato, la denominazione del lato. Ecco, questo ci sconcerta perché io prometto proprio di non fare mai nulla che danneggi l'immagine del Salento. E la stessa cosa è per Torcito. A Torcito noi abbiamo ospitato produttori e registi provenienti dagli Stati Uniti, nella residenza di Torcito, che hanno fatto parlare tutto il mondo di Torcito in questi anni. Abbiamo ospitato eventi degli scout nazionali, eventi di maratona, eventi di trekking, eventi, come si chiamano, degli arti marziali. Abbiamo ospitato in estate, in ogni estate, almeno 6 o 7 concerti di rilevanza internazionale che hanno ospitato 70.000 persone.